Buongiorno, in questo breve video esamineremo una pronuncia importante della Cassazione, un'ordinanza della prima sezione 4477-2021 che coinvolge un po' parecchi diritti della persona, dal diritto di cronaca, espressione della libertà di manifestazione del pensiero, all'onore, al decoro, fino ad arrivare appunto alla riservatezza, o meglio in generale alla tutela del dato personale. La questione riguardava in pratica, diciamo, una minorenne, tra l'altro incapace perché in stato vegetativo, per tentare di riprendere la quale i genitori hanno invitato un noto calciatore per venire appunto nella struttura medica dove, diciamo, soggiornava, nel tentativo disperato di farla riprendere. Il giocatore si presenta, il calciatore famoso si presenta. Diciamo presso la struttura, porta una maglietta, fanno tutti quanti delle foto, sia col minore che si indossa la maglietta, col minore incapace, sia con i genitori e tutti quanti, tutti felici e contenti. Poi a un certo punto però queste immagini del minore vengono pubblicate, ovvero vengono diffuse da testate giornalistiche. Da lì i genitori convengono in giudizio davanti al tribunale, se non sbaglio, tribunale di Napoli, e diciamo al fine di ottenere un risarcimento danni facendo valere la violazione della riservatezza. E diciamo, essendo di mezzo una questione sulla riservatezza, sappiamo che le controversie, ai sensi dell'articolo 78 e 79 del regolamento europeo sulla privacy del GDPR, e dunque sia quelle che riguardano le contestazioni del provvedimento del garante, sia quelle che riguardano eventualmente controversie, contestazioni nei confronti del titolare del trattamento del responsabile da parte dell'interessato, che sarebbe il titolare del dato, finiscono, diciamo, si conferma la giurisdizione del giudice ordinario, nella specie sostanzialmente del tribunale in composizione monocratica, con sentenza non appellabile ma ricorribile in Cassazione. Ed ecco che appunto della questione, questa questione qui è finita in Cassazione, perché il tribunale rigettò la richiesta risarcitoria dei genitori. La rigettò sul presupposto che, diciamo, valutò un consenso implicito, riassumendo brevemente, dal fatto che essendo la notizia pubblicata, la notizia, per diritto di critica, per diritto di cronaca, a quel punto automaticamente ci sarebbe, per i quali i genitori avevano dato il consenso, automaticamente può essere diffusa anche la foto del minore, chiaramente oscurata, con una maglietta. La Cassazione, vedremo, casserà questa sentenza, in quanto in pratica per delle argomentazioni che però richiedono una premessa. Innanzitutto vengono in gioco varie cose qui. Viene in gioco il diritto di critica, espressione della libertà di manifestazione del pensiero che tutti abbiamo, non solo i giornalisti, se c'è appunto un interesse pubblico alla diffusione della notizia. E veniamo però anche in gioco l'immagine, ovvero l'immagine che abbiamo noi stessi, che, attenzione, non è un diritto da poco, perché è un diritto che ha una copertura costituzionale. Non è previsto esplicitamente in Costituzione, però la nostra immagine è un diritto della personalità che si ricava dall'articolo 2 della Costituzione, ovvero quel catalogo aperto, quella norma aperta che permette di inserirci tutti i diritti, anche di nuova generazione, provenienti anche dalla Carta di Nizza, e che richiedono appunto una tutela del diritto della persona, dunque si possono far rientrare tutti là dentro. E in pratica ci rientra anche questo, oltre all'onore, oltre alla reputazione e alla stessa sostanzialmente riservatezza. Tra l'altro il diritto all'immagine è previsto pure dall'articolo 10 del Codice Civile, che stabilisce che l'immagine, questo veramente è molto importante, può essere pubblicata solo nei casi consentiti dalla legge. Detto questo, mi viene in mente la prima cosa, è la norma sul diritto d'autore, in particolare gli articoli 96 e 97 sulla norma, diciamo così, del diritto d'autore, che in pratica mi dicono che un'immagine, diciamo, mi dice l'articolo 96, o meglio, l'articolo 96 parla di ritratto. In realtà ritratto e immagine hanno lo stesso significato, deve essere, può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio e dunque diffusa solo con il consenso della persona ritratta. In più l'articolo 97, sempre della legge sul diritto d'autore, mi dice che si può prescindere da questo consenso in ragioni particolari, dunque quando è giustificato da notorietà,
quando vi è un ufficio pubblico, da necessità di polizia, di scopi scientifici, eccetera, e comunque di elementi, diciamo così, di natura pubblicistica. Dall'esame di queste situazioni, diciamo se noi leggiamo questo e ci fermiamo a questo, beh, si può desumere anche un consenso implicito. Qui non si parla di consenso espresso, perché l'articolo 96 dice che si richiede il consenso. Dunque uno potrebbe dire allora ha ragione il tribunale, perché comunque c'è un consenso che può essere anche tacito, implicito. Ed effettivamente, o meglio, questo sembra coerente col GDPR, ovvero col Regolamento Europeo della Privacy, che ha rafforzato la tutela di riservatezza. Perché? Perché l'immagine in sé, che cos'è? È un dato comune. L'immagine può diventare dato biometrico e dunque dato particolare ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali, e che dunque il cui il trattamento è vietato, salvo eccezioni, tra cui può rientrare, diciamo così, un interesse pubblico particolare. E sostanzialmente quando può diventare dato biometrico? Quando, come previsto dall'articolo 4, attraverso dei processi, diciamo così, tecnologici, si riesce a riconoscere la persona automaticamente e a identificarla in maniera inequivoca. Ad esempio, se si fanno in alcuni luoghi, si scattano, diciamo, si riprendono immagini di persona, ci possono essere sistemi automatizzati che rapidamente riescono a identificare quella persona in maniera inequivoca. A quel punto quell'immagine diventa dato biometrico e richiede una tutela particolare, tra cui, diciamo così, un consenso, diciamo, abbastanza forte, un consenso esplicito, diciamo così. Oppure può diventare anche un dato particolare, sempre senza articolo 9, sotto la specie o subspecie del dato sensibile. Quando, per esempio, mi riesce a far diciamo questa immagine, oltre a rendermi identificabile, mi associa anche una mia credenza religiosa, una mia credenza politica, un'associazione di appartenenza, una mia razza, anche se di razza non si deve parlare più, perché oltre a non esistere razze da un punto di vista credo antropologico, abbiamo anche delle direttive, cioè delle direttive dell'Unione Europea che ci dicono il concetto di razza non c'è. Comunque, al di là di questo, ad esempio, mi fai l'immagine mentre io sono in una celebrazione buddista o alla Mecca e lì mi identifica in maniera inequivoca anche il mio credo religioso e lì diventa dato particolare ai sensi dell'articolo 9 che come il dato biometrico mi richiede un consenso esplicito. Ma fuori da questi casi l'immagine è un dato comune che mi richiede sempre un consenso inequivoco, specifico, granulare, eccetera, 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 informato, eccetera, però non necessariamente esplicito, espresso, che si può desumere, cioè in maniera inequivoca. Nel caso di specie riguardava un dato comune perché comunque, e diciamo attenzione, del minore era stata diffusa l'immagine è vero coperta con il volto, però comunque in ogni caso con la presenza dei genitori, con la presenza della struttura, con la pubblicazione affiancata della notizia, con i dati, beh, siamo davanti sicuramente non a un dato anonimo, ma siamo davanti a un dato che mi rende identificabile comunque la persona e dunque un dato meritevole di tutela per quanto riguarda il trattamento, seppur con un consenso che a mio parere in questo caso poteva anche essere desunto in via implicita. Ma è stato correttamente desunto in via implicita dal tribunale? Questo è il concetto. Perché, dice la Cassazione, un conto è l'autorizzazione, il consenso alla pubblicazione della notizia. Un conto poi è la pubblicazione delle immagini. Sono cioè due cose separate di cui nella seconda va comunque accertato un consenso. Lo vuoi desumere in maniera implicita? Però lo devi accertare in maniera sostanzialmente inequivoca, cosa che nel caso di specie non si poteva desumere implicitamente o presuntivamente dal semplice fatto che si era stata data l'autorizzazione alla pubblicazione della notizia. Un conto è la notizia, un conto è l'immagine. E mi ci devi oppure trovare un interesse pubblico che faccia parte del diritto di cronaca, il tutto oggetto di un'autonoma valutazione. Ecco l'errore che ha fatto il tribunale, errore appunto di desumere implicitamente, secondo la Cassazione, diciamo così, il consenso inequivoco implicito alla diffusione delle immagini, della foto, della persona, del ragazzino con il calciatore, semplicemente dall'autorizzazione derivante dalla pubblicazione della notizia, quella si è espressa e senza nessun problema. Ma nessuno dice, appunto, a mio parere concordemente, che in questo caso, per quanto detto, il consenso possa essere implicito, ma va desunto in maniera inequivoca.
e non lo puoi desumere implicitamente dal semplice fatto che io ti ho dato l'autorizzazione, genitore, alla pubblicazione della notizia. Perché un conto è pubblicare la notizia e conto è pubblicare l'immagine che, seppur oscurata, rimane comunque un dato personale rilevante perché non anonimo. Perché grazie alla pubblicazione della notizia in sé, ai dati del soggetto, al calciatore famoso, diciamo alla presenza dei genitori, alla struttura, mi rende comunque identificabile la persona. E oppure mi devi trovare un interesse pubblico coperto dal diritto di cronaca, anche se qui poi non è facilissimo, perché, come chiarito anche se non sbaglio da una giurisprudenza, se non sbaglio del tribunale, diciamo di Chieti, se non sbaglio, comunque diciamo così. Il diritto del minore ha una protezione molto forte, una protezione anche internazionale. E dunque siamo sicuri che un diritto di cronaca vinca facilmente, diciamo, rispetto all'interesse del minore. In ogni caso, se lo vuoi trovare questo interesse pubblico, diciamo, alla pubblicazione non solo della foto, non solo della notizia, ma anche alla diffusione dell'immagine, seppur oscurata, me lo devi trovare. Devi fare un'autonoma valutazione, un'autonoma ricerca, altrimenti un consenso, seppur implicito, ma inequivoco, e dunque tecnicamente frutto di un'informazione, di una richiesta, di un consenso appunto informato, di un consenso libero, di un consenso volontario. E non automaticamente, seppur implicitamente, desunto dal semplice fatto che io, genitore, ti ho detto pubblicate la notizia, e semplicemente questo, perché sono due cose separate. Ecco dunque qui sempre ancora davanti ad elementi che mettono in difficoltà perché riguardano comunque la ponderazione, tutti i diritti fondamentali, dalla libertà di manifestazione del pensiero alla potenziale lesione dell'onore e del decoro, al diritto appunto di critica, all'espressione, libertà e manifestazione del pensiero, fino ad arrivare alla riservatezza, che attenzione, non si può più parlare di riservatezza, ma di tutela al corretto trattamento dei dati personali, perché il nuovo, diciamo, il regolamento europeo per la privacy, che poi è stato adeguato col nuovo codice della privacy, anche se poi era direttamente applicabile, dunque più che adeguato, direi specificato, perché appunto è un regolamento direttamente applicabile, diciamo agli stati membri, chiaramente mi amplia la tutela, perché la tutela non è più solo quella della riservatezza, la tutela è più ampia, si tutela il trattamento del dato personale in generale e dunque non solo ciò che può produrre una lesione alla riservatezza. È un esempio dato dal fatto che il cosiddetto data breach si ha non soltanto che richiede eventualmente una notificazione al garante o una comunicazione all'interessato, non si ha solamente nel caso in cui si mette in pericolo la riservatezza, ma anche se mi prende fuoco il computer e io perdo i dati che nessuno ha avuto, che però io non ne ho più la disponibilità, ledendo l'affidamento e il potere di controllo che il titolare del dato ha sul, diciamo, sull'interessato al dato e dunque il titolare del dato ha sul titolare del trattamento o sul responsabile, appunto, di corretto trattamento del dato personale. E dunque una tutela ampliata rispetto alla mera tutela della riservatezza, comprende dunque anche ipotesi in cui una lesione alla riservatezza non c'è, ma comunque da parte del titolare del trattamento è stato trattato male il dato e diciamo così non si è garantito una protezione del dato personale, a prescindere che qualcuno ne sia venuto a conoscenza oppure meno, e dunque facendo perdere il controllo, diciamo così, sui dati e l'affidamento al controllo dei dati che ha appunto l'interessato, cioè il titolare del dato personale.